Ma buonasera, buonasera a tutti, buon giovedì sera a tutti, come state? State bene? State bene? Passato un buon giovedì? Bene, buono. Ma anche io, ho passato un giovedì abbastanza rilassato. Posso riassumere la giornata con la cosa più emozionante che abbia fatto. Stare sul letto con la copertina e cazzeggiare al telefono. Sì, oggi faceva stranamente freddo, non c'era neanche il sole, quindi probabilmente era per quello. E avevo capito sin da subito, dopo 10 minuti che mi sono svegliato, ho detto no, oggi è proprio una di quelle giornate da larva, da... Oddio, mi manca il termine. Da letargo, ecco. Quindi... sono stato una mozzarellina affumicata. Detto questo, adesso ho mangiato, sono sazio, ho bevuto il caffettino, sono tranquillo. Adesso mi faccio il mio goccio d'acqua perché bisogna sempre essere rimanere idratati. E come da titolo, che molto probabilmente i più giovincelli non sanno cosa sia il Tutto Città. Voglio riuscire ad uscire da questo loop, da questo girovagare per il mondo, la mia sfera lancerò. Però mi devo soffiare il naso. Sì. Pa-pam, pa-pa-para-pam. Inoltre oggi è il primo febbraio. Eh sì, gennaio è già andato. Vabbè che ho iniziato. Mamma mia che bella spooky questa musica. Vabbè che ho iniziato non proprio il primo giro. Non ho fatto un mese pieno, però è già andato. Sì. Allora, intanto voglio bere un goccio d'acqua. E ho fatto cadere l'altra bottiglia. Perfetto. Buona l'acqua. Allora, io adesso voglio quel mercante, perché secondo me magari nella svista o non ho visto un oggetto chiave, quindi lo voglio. Secondo me il mio intuito cosa mi dice? Qui hai fatto tutto quello possibile e immaginabile, devi fare qualcosa qua. E ci sono un po' troppe porte chiuse. Un po' troppe porte chiuse. Perlomeno ho notato che qua, in questo piano reale, non ci sono, cioè, le uniche porte chiuse sono una, due, dov'è? E tre. Io gli farei un giretto veloce veloce per vedere queste tre. Anzi, prima il mercante. Che se io mi ricordo che era più o meno qua, perché... Però nell'altra... Vabbè, iniziamo ad andare qua. Oh. Mi devo anche... Vabbè, intanto... No, vabbè, visto che le porte sono qui, vediamo prima le porte.
Permesso, permesso. No, ancora a destra. Ok. Il braccialetto che mi ha dato Maxim non Memento. No, non ci sono descrizioni un po' più. Ok. No, ho sbagliato completamente. Devo andare sotto. Sbagliato completamente uscita. Perché spari qui? Cosa c'è? Non c'è niente. Ok. Qui c'è il teschione che ogni volta mi fa venire un colpo al cuore. Permesso. Va bene. Permesso. Ah, tra l'altro devo provare le altre armi secondarie. Con il sacro. Ecco, coltellino. Ah già, devo prima finire. Ok. Cosa farà il coltellino? Ah, lancia delle cose in auto che poi scendono. Ma non mi fa impazzire.
Ok, quindi mi tocca andare dall'altra parte del castello. Permesso, per me. No, ho sbagliato, devo andare di qua. È vero, qua sotto c'è anche il pugno, così proviamo il pugno. Sì. Tutto mio. Permesso, ragazze. Grazie. Ma è sacro? Ah no, è vero, non è sacro, è fulmine. Sono sciocco io, è fulmine. Allora, qui non potevo passare. Questa porta l'avevo vista ed era chiusa. Qui no. Qui non si poteva. Qui non si. Non si poteva, non si poteva. No, in questo piano non posso fare nulla, mi sa. Però devo trovare quel cavolo di mercante. Ah, questi non li sciotto, peccato. Ciao amici. No, coltellino ce l'ho già. A destra. Ah, se faccio il critico però li sciotto. Però appare il critico. Non mi tocchi. In basso. In basso e a sinistra. Ok, adesso ci dovrebbero essere quelle signorine. A furia di fare e rifare questi corridoi, più o meno li sto imparando a memoria. Danno niente, signorine? Ah, consuma di mana, eh? Mannaggia.
Non mi toccate che voi siete cattive. Ah no, non è questa, è quella più sopra. Non mi tocchi! Mamma mia! Vorrei trovare l'accetta. Ok, tutto a destra. Ti prego, dimmi che gli fai tanto male. Devo andare sopra. Non droppate nulla, siete molto cattive. Ok, adesso questo benedetto vendor. Qui avevo provato e al posto del robottone dove si prendeva l'armatura c'erano delle altre cose, quindi no. Qui non c'era. Ah, forse so. Ho capito, ho capito dove non ho visto. Forse ho capito. Male che non ci sono i danni da caduta. Permesso, permesso. Sì, è vero. Giù di qua. E giù di qua. No, non era qui il vendor?
Ah no, qui c'era il segno strano. Allora era nell'altra dimensione, mi sa. Cavolo, eh sì, su queste cose le due dimensioni confondono. No, è quello ancora qui sopra. Grazie per la pozione. Non vedo l'ora di poter avere quel potere di saltellare sui muri. Ammesso che ci sia, non è detto. Però, se ci sono degli ostacoli con quel di quel genere, ci dovrebbe essere il potere per superarli. Ouch. Giù. Non mi tocchi. Oh no, ci sono loro. E qui c'è il lupo. No, non è qua allora. Dove cavolo è quel vendor? Mannaggia lui. Basta. Mi servirebbe veramente un tutto ci... Basta! Mi servirebbe veramente un tutto città. Forse avrei dovuto guardare l'episodio in cui l'avevo scoperto. Posso andare su senza che mi diate fastidio? Grazie. Gentilissime. Allora, qui ho detto di no, qua non c'è. Qui sotto è troppo in basso. Forse qua no, qua no.
C'è la stanza del boss. Qua. Qui c'era lo scheletrone. Cioè, no, però non in questa dimensione. Allora, proviamo a vedere qua. Mannaggia, questa. Permesso, permesso, permesso. No, nel corridoio sopra non c'era. Anche perché se ci deve essere, deve essere posizionato in stanze piccole, non grosse. Che fatica. Qui c'è la legione. Qui sopra si va. Sopra sopra e direi di no. Però sono sicuro che sia. Oddio, mi viene il lapsus. Allora, io riprovo a tornare qua. Però non sono convinto. Però a questo. Oh, Gesù, ho sbagliato tutto. Grazie. Non penso. No, 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 non c'era quella meccanica dell'una volta. Lo trovi una volta e poi scompaiono. No, no. Perché l'altro vendor c'era sempre stato. No, volevo andare. Ah, però qua sotto c'era l'accetta. Ottimo. Dai, stia buona, stia buona. Adesso qua sopra c'erano. Esatto.
E qua c'era quello, è vero. Dammi 100. Però i soldi dove sono me li ricordo, quelli sì. Ho il timore che il vendor non si trovi in A più B, ma nel castello B. O in A più B. Che macello questa mappa fatta così. È vero che devo prima abbassarmi. Ci sto ancora 11 minuti e poi ritorno nell'altra dimensione a guardare l'altra porta, perché qua non ne vengo a capo. Qua ritorno dove c'era il simbolo. Non mi ricordo. Allora sicuramente nell'altra dimensione, ma non quella normale. E vabbè, ritorno in quella normale e vedrò l'altra porta. Se poi riuscirò a capire come fare per trovarlo. Per il resto non ho idea. L'unica cosa che sono sicuro a questo punto è che tutti i vendor sono non nella dimensione normale. Vada via.
Non è che magari avendo il braccialetto di Maxi mi ha cambiato qualcosa? Perché anche è vero che prima io non ce l'avevo. Provare per provare, dai. Ritorniamo in quella normale e ritorniamo in questo qua, perché magari devi ricaricare la mappa. Perché magari il braccialetto che tieni ti dice la dimensione del proprietario. Mi sa che sto farneticando. Molto probabilmente sì. No, ho sbagliato. Vi faccio andare giù. Se è vero questa cosa del braccialetto e della dimensione, urlo. Quindi pregate che io sbagli. Ah, te li mette in alto, meno male. Ok. Peccato, io che avevo raccolto con amore 5.000 soldini. Allora, andiamo a vedere l'altra porta, quella che stava a nord. È vero che devo provare con questo. Equip. Dov'era? Holy Book. Ah, man mano che si utilizzano questi cerchietti diminuiscono. Però non ho visto quanto costano. Costano parecchio. Però fanno un male porco.
Grazie. Però se hai le palle di stare davanti al nemico, lo distruggi. E... vabbè. Però le stanze con i vendor potevano marcarle, eh. Mannaggia loro. Vabbè, basta, basta lamentarsi, via. Andiamo avanti. La stanza era... ah! Era qua sopra. Se fosse stato in modo da... che girassero attorno a me... sarebbe stato molto interessante. Non si permetta. Ah, ma fanno anche da scudo, giustamente. Qui c'era ancora qualcosa che non potevo prendere, vero? Sembra essere anche un oggetto chiave. E qua com'è? Basta! Sì, devo saltare lì con la parete. Questa, aia. Tieni il braccialetto di Maxi sopra la testa. Ma scusami, come faccio a capire quando una porta è accessibile o quando no? A parte la scritta, visivamente, come faccio a capirlo? Non mi faccio domande. Però accessibile solo in questa dimensione, in questo piano. Nell'altro no. Tu che ci fai qua sotto? Qua sopra? Ah. No, preferisco questo qua ancora. Ehi. Non mi potete vedere, ma ho la faccia di una persona molto confusa. Ma no! A
Quindi anche nell'altra dimensione si poteva. Cosa? Premendo da. Premendo in basso. Ti teletrasporti da un teleporter all'altro. E questa cosa non me l'hanno spiegata. Cioè. Comodo, per l'amor di Dio, comodo però. Solo tra questi due. Metto il cursore. Tra questo e questo. Quindi se io vado da questo a questo. Anzi, facciamo nell'altra dimensione. No, ho sbagliato. Ah, anche qui, tra questo e questo. Sì, ma spiegatemele queste cose. Quindi io. Quindi questo. Quindi questo con questo. Questo con questo. E probabilmente. Però questo qui, se io lo prendevo, non mi porta qua. Mi portava qui, nell'altra di. Che casino! Che casino! Facciamo il boss, va, guarda. Salve. Ciao. Lei. Ma con che alet. Lei è l'anticristo? Pazuzu. Ma Pazuzu non è quel. Oh, che male. Guardate, giusto ieri sera mi sono visto. L'Esorcista 2. Non era Pazuzu? Nome del demone. Ah, Pazuzu. Meno male. Andate. Molto JoJo quella posa. Andate. Mi sto sconcentrando e sto prendendo un bordello di danni. Fa un male porco, Pazuzu. Allora, ok, non è che abbia scoperto chissà che roba, però adesso voglio vedere questa cosa. Per esempio, se io adesso vado in questo teleport, che non ha la sua coppia, cosa farà? Non farà nulla. Ah, sì, giustamente ho ancora questo.
Vediamo. Giù. Niente. Vabbè, dai. Penso di essere arrivato alla soluzione del mio enigma. Va bene, va bene. Permesso. Vada via. Vada via. Allora, io direi di prendere il save che sta qua sotto, che è più vicino. Ammetto di essere molto tentato di continuare a esplorare, però avere un boss così davanti tenta molto. Quindi Pazuzu, andrei giù. Anzi, cazzo, ho fatto una cagata. Volevo provare ad arrivarci nell'altro piano per vedere se si apriva. Vabbè, oramai sono qui. Sbagliato. Non si rompevano se gli saltavo sopra. Ah, non c'è il salto sopra la testa alla Super Mario. Ok. Eh sì, maleducato. A proposito, cosa fa questa? Ma non è il primo, non è il primo portale che trovo, me lo dovresti dire subito, ma. Il libro rosso e il pugnale condividono un segreto. Il libro rosso e il pugnale. Fuoco e pugnale. Ok, dopo lo provo.
Pazuzu, venga, venga. Signor Pazuzu ha delle debolezze al fuoco, al... Il che? Merda. Che male. Se sei sotto e ti tocca, non hai quel 2 secondi di invincibilità e ti puoi spostare. Ti continua a staccare danni. No, non deve andarci addosso. Pazuzu Pabua. Sì, 67, che male. Fammi bere una pozza. Anzi, due. Ma quanto mi danno? Alcun. Ah, solo 20. Posso passare, Pazuzu? Vabbè. Rischio, rischio, rischio. Ma dai. Cattivo Pazuzu. Tutto mio, mio, mio. Lead. Just. Sei veramente tu, Just? Va tutto bene? Sei ferita? Sto bene. Maxim mi ha portato al sicuro, qui lontano al sicuro. Ah, capisco. Cioè, lo vedo. Non è venuto con te? Maxim ci sta aspettando fuori, penso. Ehi, che cosa è successo alla persona che mi ha portata in questo posto? Vuoi dire che tu non sai chi ti ha rapito? Finché Maxim non è venuto a salvarmi, io ero bendata. Capisco. Ok. Proviamo a uscire da questo posto. Sì, andiamo. Quindi è qui dove tu ti sei nascosta. Pure Bold Man? Già sentito, ma non mi viene in mente la traduzione. Ah no!
No! Lid! Io potrò avere questa serva tutta per me. Just salvami! Guarda lo spray. Maledetta! Devo affrettarmi a... No, sorry after them. Devo fare prima di... Devo fare fretta. Ma teoricamente chi tocca la morte non moriva? Ah! Quindi adesso se... Porca troia. Il coltellino, è vero. E cosa nasconde il segreto, scusatemi? Non è che serve per aprire qualche porta? Allora, io intanto direi di andare a salvare. Però nell'altra dimensione. Salve. Ah, è vero, mettiamo quello lì. Equip. Ah, che sciocco, non avevo neanche messo questo. Holy book. Holy water. Knife. Uno dice dagger e l'altro dice knife. Ok. Qui sono andato? Non mi ricordo più oramai, guarda. Vado dove mi porta il vento. Cavolo, forse è vero, era qua dove c'era l'ascensore. C'era quel codice che è questo, quindi non cambia, ok. E di qua? Ci sono andato? Magari con la palla di fuoco che gira spacca qualcosa. Cavolo, è vero. Tipo qua non c'era qualcosa, una parete che bloccava.
Capito. O full mana o niente. Dai, dai, dai. No. No. Allora, ritorno indietro, apro questo corridoio e ritorno avanti qua, perché in questa zona non ci sono ancora andato nella dimensione normale. Peccato, ci ho sperato. Messo. Ah, gli altri 200. Ok. E questo è fatto. Adesso vediamo cosa c'è di qua. Visto che non l'ho mai visitato nel piano normale. Ciao! Blu? No! Niente cose con le pozze. Veleno cattivo! E ovviamente con gli antidoti sono. Wow. Qua cosa c'è? Ah. Ok, è lo stesso. Aspetta. Niente. Ok.
Ah, però sono carini, non fanno la nuvoletta che va avanti, sta solo lì ferma. Lo apprezzo. Cos'è una televisione? Siete belli resistenti però. Ah, è un disegno. Dipinto di un castello. Dicevo, sono resistenti, eh? Boss? Ah, sì, è vero, lì c'era. C'era un altro boss. Oh! Molto volentieri, grazie. Come muovi quella palla che non ho capito? Non riesco a leggere gli sprite. Io andrei con questo qua. Sto lontano, continuo a massacrarlo, sperando che non abbia una pozza di vita troppo esagerata. No, no, non mi tocchi. Qualche critico? Qualche critico? Ouch! Ouch! Che male! Le pozioni! Non era così difficile. Che male, però! Dammi qualcosa che puoi... Ah, è vero! No, no! Ah vabbè, tanto c'è il save. Dimmi che mi fai saltare sulle pareti. Però...
Sì, fa molto più danno, però. Preferisco. No, ho sbagliato. C'era un segreto. Condividono un segreto. Che segreto può essere? Sembra essere un po' troppo randomica come descrizione. Ah, ho missato un pezzettino qua. Grazie. Ok. Si va giù. Se normale. Salve! Non mi spiattare addosso. Ah, un candelabro! Quindi queste porte come si apriranno? Andiamo di qua. Ok, questa zona adesso la riconosco perché l'ho frequentata nell'altro piano. Ma dai, basta! Basta! Cos'è quell'anellino? Oli, 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 oli.
Il potere sacro di questo anello rende difficile per le maledizioni essere castate su chi lo indossa. Ok. Però io teoricamente sono immune perché avevo quella passiva. Allora, esploro questa parte di torre, bevo un goccio d'acqua, che è già passata un'oretta e mezza quasi. Il duplo non l'ho portato, ma intanto non ho fame. Ok, esplorata tutta? Esplorata tutta. Dai, progressi, progressi. Peccato che ieri ho girato a zonzo come un... Qua, qua, qua. Buona l'acqua. Condividono un segreto. Ehi, ehi, riconosco quel simbolo, lo riconosco. Non è qua? Quindi adesso devo andare in quella stanza dove c'era quel simbolo. Vieni qui. Fanno male queste lucertole. E ho droppato anche un'armatura. Bel boost.
No, ho sbagliato. Ok, beh, prendo una pozza perché ho poca vita. Mi serve un bel vendor. Urgentemente. Quanti soldi ho a proposito? 7.400. È caduto giù. Sì, rido per queste cose piccole. Andiamo sopra, che se non sbaglio era abbastanza tranquillo. Siete tosti? Level up. Incrementa la forza dell'ascia. Ok. Aia. No, preferisco questo. Allora, sotto qua c'era il vendor, quindi proviamo a vedere. Plate. Ah, un goccio meno. E qui non c'è nient'altro, no. Ah, quindi ci sono anche di giorno i vendor. Abbiamo dei doppioni, qualcosa di niente. Mamma mia, che boost. L'armatura di Abel. Io che mi sentivo ricco, invece sono mezzo morto, guarda che roba.
C'è sempre la mia stanza sotto? Mannaggia. Amuleto dell'avidità. Arrivederci. Qui c'era quella porta che non si apriva. Mannaggia lei. E andando dall'altro lato c'era il save. Adesso devo rifare tutto. Dove è andato quello? Eh sì! Ma va a cagare, va! No, che noia, adesso dover rifare tutto! Allora io direi corriamo al save. A proprio correre, correre, correre come... Qui c'era un esdir? No.
Permesso, dai, che pa... Porca troia, però. Ok, non corro. Però non ho ancora visto, cioè non ho ancora avuto esperienza con incantesimi di cura. Di solito ci sono oggetti che ti curano in qualche modo. Qui niente. E io ti vorrei attaccare, cucciolo. Basta! Sì, ma... Non è possibile. Ma fanno... Ma perché a volte ho quei secondi di invincibilità e altre volte non le ho? Non li ho. Non... Sta cosa non è ben chiara, eh? Allora, a prendere l'altra roba di là ci vado dopo. Adesso voglio arrivare al save prima. Ma non mi hai toccato! Che cazzo di box hanno questi? Mamma mia, che paura mi sono preso. Ok. Thank you.
Tanto siete sciocchi, non potete venire di qua. Siete sciocchi, però ti pari, eh? Sì, ma... Cioè, vai a cagare, va. Sì, ma... che fastidio! Che fastidio! Mamma mia, quanta cazzo di vita che hanno e quanto cazzo tolgono, però. Dammi... dammi il cuoricino e dammi quei 250. Allora, facciamolo. Item Elisir Big. Ok. Solo spammando le abilità riesce a farli fuori questi. Oh no! Eh sì! Che cazzo! Ma va a cagare, dai, che cazzata questa... Dai! Cioè io mentre attacco, se loro mi toccano interrompono la mia animazione d'attacco, però se... Dammi il save, va? Mamma mia, che fatica! Che save sudato! Qui cosa c'è? Prega niente. Ma
hitbox che hanno. Eh sì, quanti danni vuoi fare? Ma dai, ma non è possibile! Che mi facciano tutti sti tic di danno e non mi danno possibile. Meglio il fuoco. Bisogna avere tanti tanti soldini e comprare un bel po' di pozze. Eh sì, dammi... Ma perché mi fa così tanti tic? Dammi la possibilità di muovermi. No. Eh sì, prendimi a casa mia anche. La situazione non mi piace molto. Dai, quanto... Niente. Allora, adesso devo andare. Torniamo un attimino dal vendor, va? E poi qui uno volendo, se proprio si rompe le palle, potrebbe fare avanti e indietro, perché tanto è una stanza di differenza. Già lo fai 4 volte e ti fai 1000 di crediti. Allora.
Qui non abbiamo niente da vendere. Qui aumenta di 20, qui di 23, 25. Questo è meglio. Quello l'ho comprato perché dopo lo cambio al posto di questo. Mi sa che si è arrivato a quel punto in cui è meglio avere un po' più di difesa. Allora, qui potevo vendere queste. L'armatura migliore che ho qua, qual è? Plate mail. Plate mail, ok. Perché fa così adesso? È strano. Adesso non lo fa più. Vabbè. Dai, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Pezzo di merda! Ecco, vai giù, stronzo. Che devo fare? Oh! Che stronzi sti nemici. Veramente stronzi. Io dovrei col... Vabbè, fottiti. Adesso mi tocca tornare qua sotto. Ah no, è vero, qua non c'era niente. Fottiti. Ok.
Guarda te, se devo perdere tempo per colpa di questi cretini. No, non mi tocchi, non mi tocchi, non lo voglio. Arrivederci. Allora, adesso mi tocca andare sotto. Sperando che la situazione sotto sia un pochino più tranquilla rispetto a sopra. Dai! Sì, va. Grazie mille, palli. Porca troia. Vabbè! Che noia! Ma mi sa che forse è la stanchezza. Dai, attacca. Attacca. Attacca! No, 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 arrivederci, non voglio giocare con te. Allora, qua sotto cosa abbiamo? Ah no, è vero, la mia stanza era di qua? Sì, era di qua la mia stanza. Aia.
Sì, è vero, perché qua c'erano i tre candelabri. 100. Molto accogliente. Dammi 100. Allora, io direi di provare ad andare di qua. Prego, prego. No. C'è anche comunque sia da dire che il pugnalino forse era meglio avere la croce. Però quello ti dice che... Ok. Che c'è un segreto. Anzi, sapete che faccio? Guarda. Plate mail. Ci mettiamo. Troviamo questo qui. Vediamo quanto aiuta. Per comunque sia di crediti io ne ho bisogno. Ouch. Che male. Ne ha di vita, eh? Level up. Ok. Questo è lo Human Centipede di Frankenstein. Va bene, proprio per scondere dall'altro lato prima. Forse intende l'amuleto che invece di trovare sacchi da 5, da 25, te li aumenta un po'. Forse quello intende. Però basta perché sto veramente bevendo pozioni e più non posso.
Se ci dovesse essere un boss, io non so come farei. Ah, le scatole! Vabbè, nella mia ignoranza butto giù questa. Ah, ecco la fregatura. Ecco la fregatura. Però il problema è che io adesso questa la spingo qua. Ok. Spero tanto che ci sia un save sotto, perché è cosa molto buona e gradita. Ok, qua ti stanno dicendo metti questa scatola qui per buttarla, per buttare quella giù. Per raggiungerli, ok. Ah, ho capito. Wakatta. Dovrebbe essere giusto. Dovrebbe darmi quel millimetro per... Sì. Ah, non posso spingerne due? Non posso spingerne due. Pensavo bisognasse mettere una sopra l'altra per portarle tutte e due. E invece no. Thank you. No. No. Salve. Io lo so che... Là. Ah,
Ah, voi ci siete sempre. E qui c'era quella parte sopra che si andava ad un... No, piange sangue la signorina. Ah, escono dalla signorina. Lor. Sia benedetto qualsiasi phantom di divinità. Allora, qui c'era il boss l'altra volta. Ah no, c'è ancora una stanza. Allora, io andrei prima a vedere sopra. Cos'è un Pokémon? Ah, imita le mie mosse, giustamente. Lei? Va bene. Si dice che ci sia un libro con il potere di summonare i mostri, richiamare i mostri. Anello raro. Cosa farà questo anello raro? Incrementa il rato. Ah. Tradotto l'anello d'oro e d'argento del serpente di Dark Soul. O gli scarabei d'argento d'oro. Ok, caruccio, caruccio. Però non mi sento ancora abbastanza forte da poter andare in giro con questi due anelli. Scusi. Aia. Mamma mia, per un attimo ho avuto paura che si fosse bloccato il gioco. Cosa mi stai dicendo, gioco? E là, e là, e là, e là, e là. Piano lei, eh. Ok, mi stai dicendo che io devo saltare lì. E quindi devo fare una torretta qua. Ah, ho capito, ho capito. Ho capito. Mi hanno messo questo qua per dirti non far cadere subito questi, fai cadere prima questo. Houston, abbiamo un problema.
Allora, primo è questo. Spero che basti. E lo sapevo che cadeva. No, porca miseria. Ho sbagliato. No, è perché stavo pensando un'altra cosa. Chiedo venia. Basta, concentrati. Adesso lo facciamo. No, cazzo, doveva essere un po' più in là questo. Così. E adesso dovrei avere un millimetrino per poterlo muovere. Cannato tutto. Qui per forza di cose me ne servono. Ah, me ne serve uno. Io pensavo che dovessi averne due. Allora è una cagata. Vaffanculo. Io penso che ne servissero due, non uno, mannaggia. Allora è giusto come ho fatto prima. Ah no, perché così poi è chiuso. Sì.
Sì, lo so, è una cagata. Sono a fine serata e sono un attimino stanco perché prima mi hanno fatto girare le balle. Io adesso questo lo faccio cadere lì e torniamo come prima. Io ho bisogno che questo vada un goccino più a destra. Fatemi un attimo provare una cosa. Ok. Sì, fai devi fare così. Tatteboni. Tatteboni. Perché se adesso questo lo butto giù. E butto giù l'altro. Poi io qui non posso muovermi. Io questo lo vorrei un po' più a destra, peccato che non posso muoverlo. E se invece provassi a fare così? Vediamo se si può. Non penso.
Ah, no. Perché poi giustamente io non posso. Ecco, cado. Sono stanco, lo ammetto. Non ce la faccio a pensare. Eppure a me piacciono questi generi di puzzle. Culo. Vai giù. No! No! Dovevo... Questo lo mettiamo qua. Questa colonna. Ok, dove inizia questa zona qua? Ok. Quindi. Qua così. Oh! Zitti, state zitti. Zitti, non voglio sentire fiatare. Foldgate Key. Sarà un item chiave. Entra nell'incrocio del leone. Entra nell'incrocio del leone nella caverna. Incrocio del leone? Tradotto? Cos'è? Quella. Punto interrogativo, punto interrogativo. Ok, andiamo velocemente a vedere cosa c'era là sotto, se c'è qualcosa. E poi per oggi va bene così. Mamma mia, che giornata! Uh, 100, wow! Allora funziona veramente quell'amuleto. Ecco.
Qui la noia sarà ogni volta a dover riparare. Mi droppate gentilmente altri soldini? Forse il save era meglio prenderlo qua. Vabbè. Ouch. Mia pozione. Ouch. 400. Quanta roba. Boss. Boss, quindi io direi questo possiamo anche toglierlo e mettere. Mettiamo quell'elmo. Dov'è l'elmo? Andiamo. Tu cosa sei? Quell'angelo di Evangelion? Ehi, ehi, cosa sono quei cervellini? Non mi lanciare i cervellini. Quello! Ah! Complimenti. E non capisco dove devo colpirlo, quando si apre? Però se mi avvicino mi fa la bua. Eh sì, quando appare lo scheletrino. No, cavolo.
Va bene. Riusciamo a fare il potere? Mi sa che ho trovato lo spot giusto. No, pallina, pallina, brava pallina, vabbè. Ehi, 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 cervellino, te buono. Va bene. Pallina. Pallina mia, mia, mia. Ah, velocizza il recupero degli MP. Oh. Ok, carino. Allora, io tornerei a salvare e per stasera va benissimo così. Ok, wow. Allora, vediamo un pochino. Mamma mia, domani. Domani bisogna proseguire qua. Bisogna proseguire qui. E poi bisogna ancora capire bene questa cosa dei teleport. Va bene, va benissimo così. Salvato, salvato. Si può anche uscire. Signori, come sempre, grazie a tutti per aver seguito. Grazie a tutti per quelli che seguiranno nel VOD e su YouTube. Oggi finalmente sono riuscito a capire come proseguire. Molto bene. Questo vuol dire che lunedì andremo avanti e molto probabilmente prossima settimana lo finiamo. Domani è venerdì, quindi dovrei esserci, facciamo la classica live comfy. E va bene così. Sì, va bene così. Passate una buona serata, statemi bene e salvo problemi, a domani sera. Ciao 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 a tutti. Ciao 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 ciao.